La partita che non si doveva giocare è andata regolarmente in scena su un terreno rigenerato. A vincerla, anzi a stravincerla, è stata la squadra che avrebbe preferito non scendere in campo. Messe da parte le polemiche dei giorni scorsi, la Roma ha indossato i panni che più le sono congeniali, quelli della grande squadra. Il Chievo è partito forte, dalla testa di Marazzina sono arrivati i pericoli maggiori per una difesa che lamentava assenze importanti. La fortuna ha dato una mano ad Antonioli, al resto hanno provveduto le scelte tattiche di Capello, che ha sfruttato nel migliore dei modi la superiorità numerica a centrocampo per soffocare gli istinti offensivi di Eriberto e Manfredini. Tomasi è tornato sui livelli dello scorso campionato, mentre Emerson non si è limitato a dirigere il traffico. Suo di testa il gol del vantaggio, arrivato ad interrompere il momento migliore del Chievo. Ma abbiamo permesso al Chievo di giocare come di solito fanno e abbiamo cercato di non permettere loro di ripartire. Abbiamo fatto veramente un'ottima gara, il Chievo è stato pericoloso soprattutto sui calci piazzati, cosa che fanno molto bene. Davanti Del Vecchio ha giocato una partita di grande sacrificio, mentre Totti ha oscillato fra la linea difensiva e quella di centrocampo del Chievo, sprigionando lampi di classe. In apertura di ripresa ancora Marazzina ha messo paura alla Roma, costringendo Antonioli al fallo d'espulsione. Entrato a freddo, Pellizzoli si è subito rivelato decisivo, smanacciando sulla traversa la punizione calciata da un ispirato Corini. L'uomo in più ha messo le ali ancora per qualche minuto alla squadra di Del Neri, che sulla propria strada ha trovato un portiere tutt'altro che arrugginito ed emotivato dalle lunghe settimane trascorse in panchina. Mi sembra che il Chievo abbia prodotto 5, 6, 7 palle gol. Ma non puoi pretendere di fare molto di più con la Roma, insomma, mi sembra che abbia fatto una buona partita. Torno a ripetere, mi sembra che siamo stati un po' penalizzati da quello che è accaduto sul campo, però torno a ripetere, la Roma ha buoni meriti, la grande squadra sfrutta bene tutto. Con l'attacco titolare in infermeria è stato ancora una volta Samuel ad indossare i panni di cannoniere, agevolato nella circostanza dall'uscita tardiva di Lupatelli. Del Neri ha inserito Maiele al posto di Perrotta, spostando Eriberto al centro, ma il brasiliano è finito anzitempo negli spogliatoi. Decisione quella di Cesari, forse troppo severa. Svanita la superiorità numerica, il Chievo si è inchinato anche al veronese Doc Tommasi, lanciato da un'invenzione di Totti. La Roma torna a correre e Capello chiude le polemiche dei giorni scorsi. Rispetto agli altri e vorrei essere rispettato. Direi che sono state dette tante cose, abbiamo potuto giocare su un campo perfetto, quindi ritengo che quando c'è la volontà di fare le cose si possono fare. A questo punto direi anche un buon Natale a tutti quanti.